Partiamo da Triora, Triora il paese delle streghe, il paese medievale dell'Inquisizione, che ci ha ospitato questa notte, grazie ancora a Colomba d'Oro e grazie al comune di Triora. Oggi è una giornata impegnativa, arriveremo intorno alle 2 a Pigna, scenari mozzafiato, salite impegnative, tutti i biker sono sulla linea di partenza, manca davvero poco a questo start emozionante. Oggi è la penultima giornata di questa competizione impegnativa ed avventurosa che ha attraversato tutta la Liguria. È partita lo scorso 17 giugno da Ceparana di Bolano in provincia di Spezia e ha visto diversi paesaggi, diversi panorami attraverso questa Liguria dell'entroterra. 2 minuti alla partenza, ragazzi. 1 minuto! Adesso il cuore inizia a battere un po' più forte. L'emozione e l'adrenalina inizia a pompare nel sangue. Pronti ragazzi, questa sfida oggi, Triora a Pigna, una quarantina di chilometri su queste pendici, natura vivida e intensa, montagne, emozioni, fiato corto, gambe che fanno male, piccoli, acido lattico. Coppia di Sanremo, nome? Manuel Ducci, Valentina Macheda. Allora, com'è stata questa tappa? Ma questa qua, diciamo, fino adesso? Allora, questa tappa, diciamo che adesso siamo un po', siamo ancora all'inizio, non è che sia già finita. La tappa è sicuramente forse la più bella di tutto il tour e io sono di parte, poi essendo di qua, di Sanremo, conosco bene la zona e quindi non posso che fare bene. Complimenti a chi ha organizzato la tappa in questa valle. Oh. Tecnica, dura, ma divertente. Grazie. Molto divertente, specialmente l'ultima parte, veramente bellissima. Va bene. Grazie mille. Bene, ci troviamo al primo punto ristoro della tappa da Triora a Pigna, siamo a Realdo ed ecco uno dei partecipanti alla gara del team dei Flintstone. Vuoi dire qualcosa su questa tappa? È una tappa molto impegnativa, siamo partiti da Triora e abbiamo sviluppato un 10 km di salita abbastanza impegnativa e poi abbiamo iniziato un single track abbastanza tecnico che è piaciuto molto, ci siamo divertiti. Ci siete divertiti. Poi abbiamo attraversato un paesello lì antico, qualche stradina
e una ripida salita, corta ma abbastanza impegnativa, e poi ancora un single track favoloso. Fin d'ora la tappa è meravigliosa, speriamo in avanti. Okay. Grazie mille a te dei Flintstone.